Ciao a tutti! Oggi, come ho fatto anche negli anni passati, vi faccio il filmato dei preferiti dell'anno, quindi i preferiti del 2023. Chiaramente è una cosa soggettiva, io vi faccio vedere i miei, sono curiosa di sapere i vostri e diciamo che alcune cose sono cose magari che avete già visto, perché finché non esce una super novità che mi rapisce il cuore, magari quelli rimangono sempre i miei preferiti. Altri invece sono, diciamo così, delle novità, almeno per me, che ho provato e mi sono piaciute. Ma adesso iniziamo a vedere quali sono i filati preferiti del 2023. Iniziamo subito con, diciamo così, una vecchia conoscenza, quindi il cashmere. Questo non c'è bisogno di presentarlo, cashmere 100%, morbido, setoso, è un filato particolare, per me è il re dei filati e quindi chiaramente anche quest'anno è uno dei miei preferiti. Un altro filato che conoscete già se mi seguite da un po' è la lana Merinos, in questo caso è il Justin Baby sfumato, giusto? Sì, giusto. E che dire, la lana Merinos anche qui è una fra le mie preferite, molto calda, morbida, anallergica, mi trovo sempre benissimo e mi piace sempre lavorarla. Adesso iniziamo con filati di lana che magari sono così delle, diciamo, novità almeno per me. E parliamo del Even. Questo è un filato. Ah, la colorazione innanzitutto è l'Even elegante, perché se poi me lo chiedete, ecco, ve lo dico già subito, metto gli occhiali, se no non leggo la composizione, 80% merino, 20% nylon, in 50 grammi ci sono 125 metri ed è una lana super wash, mi raccomando, lacing free. Non sto a dirvi che cosa vuol dire perché se no divento ripetitiva tutte le volte, vi parlo invece del filato. Ragazze, è una nuvola, è veramente un filato soffiato, morbidissimo. Mi sono trovata molto bene, l'ho utilizzato per fare un maglione che infatti è uno dei miei preferiti, poi ve lo farò vedere e lo riutilizzerei sicuramente. Non immaginavo fosse così, ecco, è stata proprio una bella scoperta. Un filato simile è l'Armstrong, che in effetti avevo già utilizzato. Ah, ecco, perfetto, per fare per esempio questa mantellina l'ho utilizzato questo poncho. E anche qui ve lo devo leggere, il 72% baby alpaca, l'8% lana merinos, il 20% poliammide. In 50 grammi ci sono circa 120 metri. Diciamo che è abbastanza simile. Chiaramente hanno composizioni diverse. L'Even lo fanno soltanto sfumato, invece l'Armstrong è a tinta unita. Mi piace tantissimo anche questo e infatti l'ho lavorato diverse volte. Poi c'è una novità che è il Perfect Socks. Allora, fra i filati per calze, questo è quello che mi piace di più. Perché? Per due motivi. Prima di tutto, aspettate che vi leggo, è un 75 di lana super wash, 25% di poliammide, in 100 grammi ci sono 400 metri. Qui consiglia di lavorare le calze che vanno dal 36 al 44, quindi con un solo gomitolo dice che si possono lavorare le calze dal 36 al 44. Ora dipende chiaramente dall'altezza della calza, perché se fate dei calzettoni al ginocchio, per esempio nel mio caso che ho un numero 37-37 e mezzo, ho utilizzato tutta la cake per fare i due calzettoni, perché appunto li ho voluti alti fino al ginocchio e quindi l'ho utilizzata tutta. In realtà, se li volete fare i calzini quelli più corti, forse vi arriva anche fino al 46, ecco, perché lì appunto dipende dall'altezza della calza. Mi sono trovata benissimo, benissimo perché, allora, prima di tutto, non so se lo vedete, aspettate, cerco di farvelo vedere. L'ho preso doppio, un attimo. È un filato sottile,
proprio per calze, è pelosetto il giusto, molto scorrevole, morbido, resistente, ma si chiama Perfect Socks perché all'interno, a un certo momento, non so se qui riesco a vedere dove, penso che sia qui, vedete, le sfumature si interrompono e c'è qualche metro di filo bianco. Questo perché potete fare così due calzini con la stessa identica sfumatura. Quindi voi prendete il filo esterno, iniziate a lavorare un calzino, arrivate fino a dove volete arrivare o fino alla fine, quindi fino al filo bianco, lì sapete che dovete interrompere il calzino, togliere la parte di qualche metro di filato bianco e riniziate esattamente con la stessa sfumatura. Quindi vi vengono due calzini perfettamente uguali con le stesse sfumature. E questo chiaramente, anche se a me piaceva avere un calzino in una maniera o un calzino in un'altra, però in effetti è una bellissima novità e mi sono trovata molto 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 bene. In più non fa pallini, non si rovina facilmente, o meglio, io l'ho portato per tante volte e non mi si è rovinato, e si può mettere benissimo in lavabiancheria, non ci sono problemi, insomma ci sono tante sfumature di colore, io mi sono trovata bene, questo mi è piaciuto. Poi, sempre parlando di lane, anche se in realtà questo è un acrilico, per me è una novità, nel senso che il chuck esiste già da tempo, ma sapete, io con l'acrilico, anche se non lo disdegno, solitamente faccio solo determinati tipi di accessori. Invece questa volta l'ho utilizzato per fare il dragon tail. Ragazze, ho fatto fatica a rendermi conto che non era lana, perché, come dice qui, è 100% acrilico ma top quality. In 100 grammi ci sono 380 metri. Questa è la variante Terra Batik, che è il mio colore preferito per quanto riguarda i chuck batik colorati. Ed è morbidissimo, cioè sembra lana, è morbidissimo, non sembra acrilico. Io l'ho lavorato appunto per il Dragon Tail, mi sono trovata molto bene, mi piacciono le sfumature. Quella volta l'ho lavorato, mi sembra, nella sfumatura rossa, perché questo non ero riuscita a trovarlo, era momentaneamente terminato. E che dire, mi è piaciuto, è stata una bella sorpresa, tant'è vero che ne ho preso un altro per fare qualche cosina. Chiaramente però il chuck esiste anche in tinta unita, ci sono tantissimi colori e anche questo, diciamo che l'ho preso anche qui per provare a fare un altro progetto. Andando sui cotoni, per me il migliore rimane il Donny. Ve lo ripeto, forse vi siete stufate di sentirlo, il Donny è il mio colore, stavo dicendo, il mio filato preferito in cotone. Questa è la variante tweed, ma c'è l'unicolor, c'è lo sfumato, c'è quello che cambia colore, il Donny Color, e c'è anche il tweed. Io l'ho lavorato chiaramente per tanti progetti, mi sono sempre trovata benissimo. Adesso vi leggo se lo trovo. Ok, chiaramente è 100% cotone. Ah, è un caldo cotone. In 100 grammi ci sono 250 metri. Io solitamente lo lavoro con i ferri numero 4, ma l'ho lavorato anche con l'uncinetto. Insomma, mi sono sempre trovata benissimo. Il tweed mi è piaciuto molto e rimane il mio cotone preferito anche per quest'anno. E la stessa cosa vale per Liggy. Anche qui, che dire, a me piace e quindi io non posso inserirvi solo delle novità se in realtà poi
diciamo così, i miei filati preferiti magari sono quelli degli anni passati. Quindi io vi parlo anche dell'Iggy, anche questo è un cotone 100%, è abbastanza lucido, vedete. Il Donny è più opaco, l'Iggy rimane più lucido, il Donny è un caldo cotone, l'Iggy no. Il Donny lo lavoro solitamente con un ferro del 4, l'Iggy invece lo lavoro magari con un 3,5. Vi dico che in 50 grammi ci sono 125 metri. Morbidissimo, setoso, non troppo lucido, è brillante sì, ma... anche i colori sono colori brillanti, ma non è lucidissimo, è proprio lucido il giusto. Anche questo mi piace tantissimo. Bene, per i filati abbiamo finito e adesso andiamo a vedere quali sono stati i miei attrezzi preferiti del 2023. Iniziamo con una vecchia conoscenza, e cioè le punte intercambiabili della Knit Pro. In questo caso sono gli Zing, sono delle punte più corte del dovuto, vedete, sono in metallo, non va via il numero, queste le ho strautilizzate, ma il numerino non va via. Sono un buonissimo compromesso tra i Nova Metal, che sono anch'essi di metallo ma molto più scivolosi, anche se io, lo sapete, mi trovo bene, e magari le punte così meno scivolose con più grip, che possono essere quelle di legno o di bambù. Ogni numerazione ha un colore diverso e sono fra i miei preferiti. Ecco, forse sto cambiando idea, e se prima i miei preferiti erano i Nova Metal, diciamo un po' così, a pari merito con questi, forse stanno prendendo il primo posto questi Zing. Io vi consiglio appunto di prendere sempre le punte, quelle più corte, non cortissime, queste qui, quelle corte, da 9 cm forse, comunque quelle corte. Perché? Perché potete montare qualsiasi lunghezza di cavo e non sono per niente difficili da tenere in mano. Quindi con questo io ho lavorato praticamente tutto l'anno e sono ancora i miei preferiti. Altra vecchia conoscenza, che però è stata una novità dell'anno scorso e quindi poi l'ho utilizzata anche tutto quest'anno, sono sempre della Knit Pro i cavi piroettanti. Cosa vuol dire? Che praticamente il cavo non è un corpo unico, ma vedete, beh, vedete è una parola grossa, praticamente girano gli attacchi ma non i ferri. Vedete, se io faccio così non si attorcigliano, lo faccio sul bianco, vediamo, non si attorcigliano. Chiaramente quando si lavorano delle piccole circonferenze il problema solitamente non sussiste, ma quando ad esempio si lavora con la tecnica delle orecchie, con la tecnica del magic loop o comunque con un cavo molto lungo, magari 100 cm, ecco che potrebbe attorcigliarsi. Ora, devo dire la verità, io mi trovavo bene anche con gli altri cavi, non mi si sono mai particolarmente attorcigliati, ok, però ho visto che questi proprio sono perfetti, cioè questi puoi fare quel che vuoi e niente, ritornano in posizione, e non sono molto morbidi, sottili, ecco. Anche il cavo è diverso da quelli vecchi, non vi saprei dire il perché, ma insomma mi sono trovata benissimo, ve li consiglio. Anche se costano leggermente in più rispetto ai cavi normali, provateli, perché tanto quando si comprano questi attrezzi poi rimangono una vita, cioè io non ho mai rotto un cavo di questi, veramente non ho mai rotto neanche un cavo degli altri, però vi rimangono una vita, quindi magari è meglio spendere un qualche cosina in più per prendere, secondo me, i piroettanti rispetto a quelli normali, perché facilitano di molto il lavoro. E poi c'è stato questo set, il set Denim Special Collection. Metto gli occhiali, se no vi dico una cavolata.
il set Denim Special Edition della Knit Pro. Eccolo qua, è un set molto piccolino, ho fatto anche una recensione di questo set. È composto da questa piccolissima pochettina dove all'interno troviamo, guardate, questa mini bustina dove al suo interno ci sono tutte le punte, ma sono punte particolari perché, ragazzi, guardate, sono 5 centimetri di punta ma intercambiabili. In questo caso le punte sono di legno, vediamo se così le vedete meglio, sono scure quindi non si vedono magari benissimo, comunque sono delle punte di legno. Sapete che io con il legno non mi trovo benissimo perché a me piacciono materiali molto scorrevoli, però devo dire che queste punte sono abbastanza lisce e scorrevoli, poi forse anche perché sono piccine quindi non è che chissà che grip che mi fanno. Ma quando sono andata a lavorare dei filati piuttosto, come dire, io dico sbrisichevoli, però molto probabilmente è un termine dialettale, diciamo così, che scivolano un po' troppo, ecco che con queste mi sono trovata benissimo. La particolarità è che poi hanno anche i cavettini, in questo caso, non sono cavi piroettanti, sono cavi normali, ma sono cavi molto piccoli per le circonferenze molto piccole. Ma questi in realtà, come tutte le punte della Knit Pro, sono compatibili con tutti gli altri cavi, quindi se io voglio montare la punta piccolina su un cavo più lungo, adesso ho questo, lo posso fare. Questa cosa della Knit Pro mi piace tantissimo, perché altre marche, per l'amor di Dio, senza parlare male di altre marche, ma questa è la mia opinione, altre marche che sono magari simili come qualità o come anche attrezzi, ecco, più o meno siamo lì, sono sempre punte intercambiabili, però hanno il fatto che per ogni tipologia di punta, per ogni grandezza di punta, poi bisogna avere i cavi apposta, i connettori più piccoli, più grandi. Ecco, a me questa cosa durante la lavorazione mi stressa, perché ogni volta devo star lì a cambiare e io non voglio cambiare, quindi voglio cose che secondo me hanno un buonissimo rapporto qualità-prezzo, un'alta qualità soprattutto, ma che siano anche veloci, e questi mi sono trovata molto bene. Poi sono veramente carini, sembrano quelli delle bambole. E ci sono anche i loro tappi, in maniera che se uno vuol togliere le punte perché le deve riutilizzare, oppure perché si vuol provare il maglioncino magari che sta facendo, ecco, si può fare. Quindi questo è l'ultimo degli attrezzi che sono stati per me i preferiti dell'anno. Adesso andiamo a vedere gli accessori preferiti del 2023. Come accessori, anche qui partiamo da una vecchia conoscenza che però ancora rimane in pole position, e cioè i marcatori soft della Clover. Sono dei marcatori ad anello che però, vedete, sono morbidi. Ci sono in tre misure, i piccoli che solitamente si trovano in due colorazioni nel pacchetto, trovate la colorazione verde e violetta, i medi che troviamo in tre colorazioni solitamente, aspettate che ve li faccio vedere. Quindi abbiamo un giallo, no, in quattro, perché c'è il giallo, scusate, qua non l'ho preso, c'è il giallo, il violetto, l'azzurro e il verde, che qui non ho preso, si vede che ce l'ho su qualche lavoro. E poi troviamo quelli jumbo per i ferri più grandi. Questi è difficilissimo trovarli, non questi qua soft che si trovano, vedete, anche questi morbidissimi, non danno noia, ma solitamente nei marcatori, quelli ad anello rigidi, non si trovano mai questi così grossi che entrano anche veramente nei ferri giganti. Questi sono i miei preferiti da sempre, perché
quando devo mettere più marcatori nel lavoro, se sono di quelli rigidi, sinceramente, quando ne ho tanti mi danno fastidio. Non so se è una mia cosa oppure è di tutti. Preferisco questi soft, che così posso impugnare bene i ferri e lavorare senza sentire tutti questi marcatori rigidi. Io li ho da tantissimo tempo, non si sono mai rovinati, non hanno perso la loro morbidezza e quindi anche questi sono i miei accessori preferiti. Altri accessori preferiti che forse vi avevo già fatto vedere sono i salvapunte. Questi salvapunte secondo me servono, anche questi sono della Nitpro, servono per diverse cose. La prima, per quanto mi riguarda, è inserirli nella punta del ferro per non far scappare via le maglie, soprattutto quando vado a lavorare con i ferri, quelli piccini che vi ho fatto vedere prima, da 5 cm, perché lì è un attimo che possono fuoriuscire delle maglie, quindi li metto proprio per non far uscire le maglie, come tappino, diciamo. E poi per proteggere la punta, perché a me non è mai successo, però alcune punte, se vi cadono, quelle molto sottili, dicono che si possono rovinare. Ora, ripeto, negli anni a me non sono cadute, cioè proprio, non vi dico, le buttavo in borsa, cadevano per terra, cioè non mi sono mai rovinate, le mie sono sempre rimaste intatte. Però dicono anche che è per salvare le punte, soprattutto appunto quelle molto fini. Va bene, crediamoci. Comunque io li ho utilizzati principalmente appunto con i ferri, quelli proprio piccini da 5 cm, quando dovevo fare le maniche, i polsini, cose molto piccole, proprio come tappino per non farmi scappare le maglie. Altra cosa che quest'anno mi è servita molto e quindi rientra nella categoria dei preferiti, aspettate, vi faccio vedere la scatola, magari dalla vostra parte, ups, così è meglio, sono questo set di cavi di ferretti della Nitpro che servono per bloccare i lavori. Ora, cari, lo sapete già, io sinceramente maglioni, cappelli, cioè io non blocco tutto, a meno che non ci sia del pizzo e quindi va bloccato per tenerlo ben aperto, solitamente io non blocco. Ma quando uno va a fare una stola o comunque anche un maglione con del pizzo, per aprire bene il pizzo, per far vedere bene il disegno, è meglio lavarlo e poi bloccarlo. Non so se voi ci avete mai provato, ma vi assicuro che bloccarlo con tutti gli spilli o sui tappetini apposta o sulla seda stiro o insomma dove volete voi, tanti lo fanno sull'asciugamano, comunque io mi trovo comoda con i tappetini apposta che sono dei quadrotti tipo quelli dei bimbi, però bloccarlo con tutti gli spilli è un delirio, ragazze, perché se soprattutto, che ne so, la stola è molto grande, mettete una marea di spilli e insomma è un po' una stufida. Io cosa faccio? Inserisco questi ferri tra le maglie. Comunque nel box informazioni vi lascio il link dove vi faccio vedere come si utilizzano, in maniera che con pochissimi spilli, che tra l'altro sono anche in dotazione nel set, spero riusciate a vederli, comunque sono spilloni, si blocca, si riesce a prendere bene la misura e rimangono perfettamente dritti senza fare l'effetto, come dire, a smerlo. Perché quando voi andate a tirare, adesso facciamo l'esempio qui, quando voi andate a tirare, a mettere lo spillo uno qua, vedete, vi fa quell'effetto così, smerlo, cioè che tira dove c'è lo spillo. Invece se voi mettete dentro questo filo di metallo e andate a tirare, si tira tutto il lato e rimane perfettamente dritto. E poi è molto semplice, lo si infila in un attimo, 4 spilloni e via. Dunque, la confezione vi dico che è composta da 6 di questi ferri
rigidi lunghi 95 cm, poi 6 ferri sempre rigidi, che poi rigidi, insomma, non rigidissimi, però lunghi 50 cm e mi sembra 3, esatto, 3 ferri di questi flessibili, molto flessibili, che vi servono quando dovete andare a bloccare dei progetti che non hanno angoli retti, cioè che non sono perfettamente dritti. Quindi, che ne so, voi fate un tondo, un cerchio, un poncio, una cappa che deve avere magari una stondatura, ecco, mettete quelli flessibili. Chiaramente nella dotazione c'è anche un metro da sarta e i loro punzoni, i loro spilloni per bloccarlo. Questi, secondo me, se voi lavorate a pizzo spesso e quindi dovete bloccare, secondo me proprio sono tra gli indispensabili, perché bloccare tutto a mano, magari con gli spilli da cucito, impazzite e non vi viene bene. Ecco. Bene, anche qui abbiamo finito con gli accessori e procediamo con i progetti preferiti del 2023. Quest'anno ho adorato questi progetti. Il primo è il Dragon Tail. È piaciuto tantissimo anche a voi, infatti ha fatto molte visualizzazioni, perché è un progetto semplice, veloce, d'effetto e soprattutto, come dire, si può mettere in più modi, perché in realtà è uno scialle, però uno scialle molto allungato, che si può lavorare a un colore, a due colori, con un filato sfumato, insomma, si presta poi a essere appunto indossato in vari modi, anche come sciarpa, e quindi è stato uno fra proprio i miei progetti preferiti. Vi lascio qui la foto e il link al video. Un altro progetto che mi è piaciuto molto, o meglio, è piaciuto tantissimo a mia figlia, è stato il cappuccio scaldacollo. Ora, lei lo voleva da tempo, io ve l'ho fatto in nero perché lei lo voleva in nero e siccome me lo stava chiedendo da tantissimo tempo, non potevo farne uno per il canale, un tutorial, e non farlo per lei, cioè si sarebbe arrabbiata, porra gioia. E quindi l'ho fatto in nero e molte mi hanno detto, ah, ma in nero non si vede bene. Allora, vedremo se riesco a farvi vedere i vari passaggi, ecco, magari non tutto il tutorial, con un filato magari di colore più chiaro. Però questo è stato veramente un progetto che gli è piaciuto sia tantissimo a lei che a tutte le sue compagne, e che tra l'altro ho visto che dopo, cioè non l'ho inventato, è un progetto che esiste, come esiste il poncio fatto così, però ho visto che dopo averlo fatto in tantissime l'hanno riproposto, quindi vuol dire che è piaciuto, ed è appunto il cappuccio scaldacollo. Vi lascio qui l'immagine e chiaramente il link al video. Chiaramente il poncio cannella, che è questo che ho su, è appunto uno dei miei progetti preferiti. È fatto con un filato che è il preferito dell'anno, cioè l'Armstrong, e in più è molto versatile, veloce da fare, abbastanza semplice, perché si lavora sì con i ferri circolari, ma si fa velocemente, non ci sono gran punti, si lavora praticamente tutto a dritto, poi si hanno questi aumenti a gettato, quindi alla fine è anche semplice da fare. Ha due indossi, come magari avete già visto, io qui lo indosso nella maniera classica, ma si può rigirare e indossare anche dall'altra parte. Devo dire che è stato molto sfruttato, anche oggi l'ho messo su, mi tiene ben caldo, anche se io, vedete, ho le braccia, va bene, è una giornata di sole, però è sempre inverno e io ho le maniche corte, però mi tiene caldo, mi sono trovata benissimo, è coccoloso e quindi chiaramente entra fra i preferiti. Anche qui vi lascio un'immagine e il link al video.
Per quanto riguarda le calze, le mie preferite di quest'anno sono state le calze Lantana, perché sono state fatte con il filato della Perfect Socks, che mi sono trovata benissimo. Sono dei calzettoni lunghi, hanno una colorazione che mi piace moltissimo e in più si possono indossare sia tirati su a calzettoni sotto il ginocchio che come praticamente li utilizzo io, cioè ribassati come se fossero un po' degli scaldamuscoli e mi sono piaciuti particolarmente. Molto morbidi e resistenti, come vi dicevo, sono fatti appunto con il Perfect Socks. Qui vi lascio chiaramente l'immagine e il link al video. Tra i cappellini estivi, il cappello agave è quello che mi è piaciuto di più anche qui, o meglio, è piaciuto di più a mia figlia, anche se ce lo siamo messe tutte e due, perché è un cappello particolare, è un cappello estivo, è fatto col Donny Tweed, quello che tra l'altro appunto vi ho fatto vedere prima, e però ha questo bordino particolare che lo rende molto molto carino, veramente mi è piaciuto. Solo per quel bordo il cappello risulta particolare. Vi lascio l'immagine e chiaramente il link al tutorial. Un altro preferito è la maglia Petunia. Vi ho fatto scegliere a voi se con o senza manica, poi vabbè, se vedete il video tutorial, insomma, capite di che cosa si tratta. Devo dire la verità che è una maglia che ho sfruttato tantissimo perché si presta proprio a varie occasioni, dalle più sportive, non dico le eleganti per l'amor di Dio, però dalle più sportive a quelle invece un attimino più formali. Mi è piaciuta tanto, mi sono trovata bene. L'ho sfruttata e quindi è entrata di diritto nei preferiti. Come sempre vi lascio qui la foto e il link al video. Un'altra maglia che è piaciuta tantissimo anche a voi è la maglia Cinara, oppure detta, come sa la Tati, che è una mia amica, la maglia Carciofina. Bene, questa maglia vi è piaciuta veramente tanto, devo dire che anch'io l'ho utilizzata molto, non immaginavo che anche questa maglia fosse così versatile. È uno smanicato, è fatto con il visco Iggy, e devo dire che l'ho utilizzata tanto sia con i pantaloni che con i pantaloncini che con le gonne, insomma è stata una maglia che mi è veramente piaciuta. Vi lascio chiaramente l'immagine e il link al video. Poi c'è stata la maglia rosmarino. Ora, questa maglia è tra le mie preferite sia per il modello ampio, morbido e un boxy, sia perché io adoro le righe. Come sapete, io e le righe siamo un'unica cosa. E quindi l'ho utilizzata tantissimo sia d'estate nelle sere più fredde che in autunno, perché in realtà, come sapete, quest'autunno, almeno qui da noi, nel nord Italia, è stato un autunno molto caldo e quindi me la portavo sempre in giro. Io le righe, diciamo così, le utilizzo sempre, anche se sono magari uno stile più alla marinara, ma io le utilizzo anche praticamente d'inverno e quindi è una maglia che mi è piaciuta veramente tanto. L'ho fatta con l'Isaac, che in realtà è un filato abbastanza fresco, ma è particolare perché poi tiene anche caldo, cioè non so se prende la temperatura del corpo, comunque è un filato che si è prestato bene a questa maglia, diciamo che prende più stagioni. Vi lascio la foto e il link al video. Ultimo progetto preferito di quest'anno è stato il maglione quercia. Ora, l'ho strautilizzato, ecco, questo forse è il maglione che io ho utilizzato di più in assoluto. Mi è piaciuto da morire, un filato stupendo, infatti è Liven. L'ho messo con qualsiasi colore di jeans e pantaloni perché avendo più colori si abbina benissimo.
È stato caldo anche perché chiaramente al collo alto, le maniche lunghe, molto morbido ma leggero, nel senso non pesante proprio come peso, non tanto come potere calorifero o calorifico, non lo so, comunque. È piaciuto tanto anche a voi. Mi avete sempre chiesto di che tutorial si trattava, come si chiamava, proprio perché eravate interessate anche voi. Chiaramente vi lascio qui la foto e il link al video. Passando ai libri preferiti del 2023, devo dire che sì. Ne ho sfogliati tanti, tanti mi piacciono, lo sapete, però quelli più utilizzati, per quello preferiti, più utilizzati, sono dei libri, devo dire la verità, ahimè, molto, molto vecchi. Io ve li faccio vedere per onestà, perché sono stati questi quelli che ho utilizzato di più. Magari li potete trovare usati, vi consiglio di prenderli. E sono 1500 punti, è un'enciclopedia della maglia. Vedete un po', guardate, è ancora della Penguin o Penguin, non lo so. Montricò era una rivista al tempo, ma appunto all'interno, aspettate, ve la faccio vedere così. All'inizio un glossario con tutte le spiegazioni, poi veramente 1500 punti spiegati, secondo me, benissimo. Divisi per categorie, ho fatto anche, mi sembra, una recensione, forse oppure l'ho inserito nei miei libri preferiti. Quest'anno veramente è quello che ho utilizzato di più. Si vede, io ce l'ho da quando sono bambina, perché è del 1985, se non erro. Comunque, se lo trovate usato, prendetelo, perché è un'enciclopedia di punti fatta veramente, veramente bene. E poi c'è un'altra che anche questa non so se più in commercio, fino all'anno scorso mi sembra di sì, magari l'hanno rivista, ecco, nella grafica, sono le astuzie della maglia dell'editrice Mani di Fata. È consigli, tecniche e segreti per un risultato perfetto. E praticamente è tutto ciò che dovete sapere. Qui non parla di punti, forse ve ne dà proprio due o tre. Tutto ciò che dovete sapere sulle tecniche. Ma le tecniche, diciamo così, quelle base, cioè non è che vi spiega le rifiniture, ecco, come fare le asole, come fare i bordi, come fare le scollature. Sono proprio le tecniche base che vi servono per la maglia. Devo dire che più volte io sono andata a consultarla perché chiaramente, ragazzi, anche se bene o male, diciamo che ormai dagli anni, perché anche questo l'ho comprato che ero bambina, le conosco tutte, ecco che non è che me le ricordo tutte a memoria, quindi quest'anno sono andata a consultarla diverse volte. Secondo me è un manuale da avere proprio perché è un manuale base dove ci sono tutte le tecniche che vi servono durante una lavorazione. Bene, adesso passiamo alle varie, l'ultima categoria. Quest'anno per le varie ho utilizzato tantissimo, soprattutto negli ultimi mesi del 2023, una crema mani, perché io ho sempre questo problema, cioè avere una crema mani che sia idratante, emolliente, ma che non mi lasci residui sulle mani, perché sennò col lavoro a maglia diventa un pasticcio, non mi è mai piaciuto. Siccome ultimamente, come molti di voi sanno, purtroppo sono stata tutti i giorni, mattina e sera, da mio padre in ospedale, era un continuo, a parte mascherine e tutto, però disinfettarsi le mani, perché era un reparto dove io dovevo essere disinfettatissima, e a furia di disinfettare le mani, veramente, forse l'avete visto in qualche video, si sono molto rovinate. Quindi questa crema non è una crema grassa che poi appunto vi lascia il residuo, è una crema leggera ma che fa il suo dovere, non brucia se avete i taglietti, perché ne ho messe alcune che, mamma mia, come avevo qualche taglietto mi bruciavano tantissimo, ed è una crema mani che purtroppo non ho qui perché l'ho lasciata a casa, però mi sono scritta,
è della Anthos Cosmetics. Crema mani, mi sembra che si chiami solo crema mani, non penso, è in un barattolino bianco, ma so che dentro c'era l'aloe e l'olio di mandorle dolci. Ecco, mi sono trovata benissimo, infatti le mie mani ringraziano. E un altro che inserisco nelle varie è il portalavoro. Questo me l'ha fatto una mia amica, che ringrazio tantissimo, me l'ha fatto un sacco di anni fa, ma devo dire che lo utilizzo sempre. Io i lavori in generale li metto sempre nei sacchettini, in maniera che così porto in giro il sacchettino, non mi vanno in giro le istruzioni, perché cosa faccio? Metto il lavoro nel sacchetto, adesso questo è piccolino, magari su lavori tipo un maglione, un poncio, sono più grossi, ma anche a casa. Lo metto lì dentro in maniera che rimane protetto, quando soprattutto faccio avanti e indietro, un knitting room caso, che con le mie istruzioni per poi appunto farvi il tutorial. E solitamente sono sacchettini che hanno la coulisse, lo chiudo e così anche in borsa non mi si aggroviglia, ok? Ma per i progetti piccolini ho utilizzato questo appunto che mi ha fatto questa mia amica, anche perché dovendo andare in ospedale e magari aspettando lì, perché non sempre, insomma, potevo chiacchierare con mio papà era lì, magari stava facendo visite o esami, ecco che mettevo dentro il lavoro, poi lo inserivo così nella mano, facevo uscire, chiaramente in mano avevo il mio lavoro, tenevo all'interno solo le istruzioni e il gomitolo, facevo uscire il gomitolo e potevo lavorare senza che il gomitolo mandasse in giro da tutte le parti in ospedale, perché come sapete in quei luoghi, ma anche sui mezzi pubblici, okay, insomma, sempre meglio che il gomitolo non viaggi in giro per terra. Questo veramente mi è stato tanto utile, l'ho utilizzato appunto soprattutto negli ultimi mesi e stavo pensando di farmene ancora. Io non so se questa mia amica li fa e li vende, perché me l'ha fatto lei, tra l'altro con una stoffa della Naio Leari bellissima di quando ero ragazzina che adoro, l'ha fatta apposta, però stavo pensando o di chiedergliene altri a lei, non so appunto, ripeto, se li fa ancora e se li vende, oppure di farmeli perché veramente sono tanto tanto comodi. Questi piccolini magari per cappelli, progetti piccoli, calze, guanti, scaldacolli, ma di farne anche di più grandi per maglioni e ponci, insomma, molto utilizzato. Bene. Per oggi è tutto, questi sono stati i miei preferiti del 2023, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Sono curiosissima di sapere quali sono i vostri preferiti, quindi scrivetemeli qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!